Buongiorno e bentornati a tavola con il motore. Nella scorsa trasmissione abbiamo parlato dell'importanza della donna nella nascita e nella storia iniziale dell'automobile, delle auto storiche, del loro inquadramento legislativo, delle manifestazioni e della cultura legata al mondo dell'auto d'epoca. Oggi torniamo un po' più nel settore sportivo, quello delle gare, e abbiamo in collegamento con noi Rosario Giordano, giornalista sportivo. Rosario, ti do il benvenuto e ti ringrazio di aver accettato questo invito a partecipare a questa trasmissione dove parliamo a 360 gradi di motori, un po' tutto quello che si può parlare sull'auto. E io vorrei che tu ti presentassi ai nostri telespettatori dicendo il tuo ruolo, la tua figura nel mondo dello sport automobilistico. Bentrovati, è un grande piacere essere con voi. Franco, grazie per l'opportunità di partecipare a questa trasmissione. Per me non è la prima volta, perché un'altra volta siamo stati insieme a condividere uno studio televisivo in occasione della Coppa del Chianti Classico, un'esperienza che ricordo con molto piacere. Come hai detto tu, mi occupo di sport, in particolare di gare automobilistiche, ma nella fattispecie sono responsabile stampa per il campionato italiano velocità montagna e il campionato italiano velocità salita auto storiche per conto di ACI Sport. Pertanto mi trovo sempre sui campi di gara e do il piacere di assistere alle gare e raccontare non soltanto quello che succede su ogni singola gara, ma anche quello che succede durante il campionato. Quindi questo è un po' il mio ruolo, questo è quello di cui, se vuoi, possiamo parlare adesso. So che però te hai anche incarichi in terra di Sicilia, se non erro, nel mondo dell'automobilismo, la tua regione, quindi qua, anche lì mi sembra tu sia legato sempre al settore giornalistico, nel settore dell'automobile. Sì, hai detto benissimo, vivo in Sicilia, anche se sono legato da grandissimo affetto con la vostra regione, con la vostra Toscana, dove ho tantissimi amici, oltre a tanti conoscenti legati all'ambito del motorismo sportivo. Qui in Sicilia, seguiamo anche altro tipo di eventi sportivi, non soltanto automobilistici, ma per quanto riguarda l'automobilismo, siamo molto vicini a tutte le gare. Infatti, curiamo la comunicazione anche per la delegazione ACI Sport Sicilia, che, come sapete, il fiduciario delegato regionale della Regione Sicilia è il presidente della commissione rally dell'Automobile Club d'Italia, ovvero Daniele Settimo. Quindi anche qui in Sicilia ci sono tante mansioni che ci legano e ci portano ad essere sempre coinvolti in questo meraviglioso mondo che è l'automobilismo sportivo. Ecco, e ho visto Rosario, da pochi giorni è apparsa sulla notizia sul sito web dell'ACI questa notizia del nuovo canale televisivo dell'Automobile Club d'Italia, ACI Sport TV. Dacci qualche indicazione, intanto mentre proiettiamo proprio la pagina del sito web dove si dà questa notizia, e dicevo, dacci qualche indicazione su questo nuovo canale televisivo. Come hai detto bene, è un canale che è nato da pochissimi giorni, è in onda da pochissimi giorni. Si trova sul 228 di Sky, ma è assolutamente un canale gratuito e ha poi funzionalità su tutte le piattaforme, quindi sui social network di Automobile Club d'Italia, di ACI Sport, ma anche proprio su ACI Sport TV. È un canale nato da un progetto lungimirante, durato per diverso tempo, che ha concretizzato il collega ed amico Luca Bartolini, responsabile della comunicazione di ACI Sport ed è direttore editoriale di questa nuova ACI Sport TV, che ha fatto il suo esordio in un modo molto intenso, in un modo della grande operatività, ovvero al Rally del Ciocco che si è corso, come sapete, venerdì e sabato proprio nella vostra Toscana in Garfagnana. Soltanto durante la giornata di sabato oltre 8 ore di diretta ininterrotta, quindi è un canale che vuole raccontare dal di dentro l'automobilismo sportivo, ma anche il mondo della federazione, e vuole raccontare a chiunque come si vive la passione per l'automobilismo. Per cui è un canale che, sebbene appena nato, ha già le idee
ben chiare di come muoversi, non soltanto è già completamente al lavoro tutta la macchina che dovrà far girare tutti i palinsesti sempre più interessanti di questo nuovo canale. Rally del Ciocco, in cui Basso, insieme al nostro Leonardo Granai senese, è arrivato secondo, e quindi Leonardo è stato diverse volte nostro, Lorenzo, scusate, Granai è stato diverse volte ospite di questa trasmissione a raccontarci ultimamente anche la sua avventura a rally di Monte Carlo. Te dicevi il tuo impegno soprattutto sulle gare in salita, e sai benissimo che anche la mia, diciamo, il settore a cui io sono legato particolarmente. Ti ha detto una cosa molto interessante, che è un po' anche lo spirito per cui nasce questa trasmissione, e cioè il canale nuovo di Aci Sport TV vuol far vedere le cose dall'interno. Ecco, io ti chiederei: che cosa c'è quando te prepari una tua iniziativa, perché devi seguire una gara, eccetera, dietro le immagini, i resoconti, le interviste, come nasce il tuo lavoro per preparare una trasmissione che poi andrà in onda o farai un resoconto? Se ce lo puoi dire, ci fa piacere. Ce ne siamo resi conto insieme quando abbiamo avuto l'opportunità di condividere la bellissima ed entusiasmante esperienza della Coppa del Chianti Classico. È opportuno pianificare prima ciò che si vuole raccontare. Naturalmente non si può prevedere quello che accadrà sui campi di gara, però certamente si può prevedere quali potrebbero essere i protagonisti più attesi, e allora focalizzare l'attenzione sulle loro sfide, ma senza tralasciare tutti i protagonisti di una gara. Quindi cercare, con un buon esercizio di sintesi, di iniziare a pensare ad un prodotto che possa raccontare il più possibile, possa far vivere al pubblico il più possibile le sfide che si vivono contro il cronometro e sulla strada. Naturalmente, per poter fare questo non occorrono soltanto le idee chiare del giornalista, occorre un lavoro di squadra molto ben preparato. Per quanto ci riguarda, il nostro service di Aci Sport per le salite live multimedia, tra l'altro una struttura che è molto vicina a voi perché sono di Lucca, con questi signori pianifichiamo attentamente insieme ogni fase preventiva dell'evento sportivo, al fine di sapere come mettere insieme tutto il nostro lavoro che andiamo a progettare e poter dare un prodotto che sia innanzitutto interessante per chi ci guarda. Dobbiamo sempre tenere presente che tutti gli amici che ci guardano, molti sono appassionati di automobilismo, ma tanti altri magari si trovano per caso a vedere quella trasmissione, oppure vogliono capire meglio come funzionano determinate cose. Allora è nostra cura raccontare l'evento da tanti punti di vista, partendo magari, mi rifaccio sempre all'esperienza del Chianti Classico, partendo magari dalla bellezza dei luoghi, dalla cultura, dalla storia, dalla tradizione, man mano poi raccontando come è nata e si è evoluta la gara, e quindi arrivando alle sfide che andiamo a vivere pressoché in diretta e che dobbiamo raccontare al nostro pubblico. Infatti sempre poi nei servizi, soprattutto video che voi fate, iniziano sempre e terminano sempre con riprese del luogo, dell'ambiente, dello scenario su cui si svolgono le gare, perché io dico sempre: noi in salita abbiamo la bontà di non essere monotoni, se così si vuol dire, come l'autodromo. E cioè, normalmente, essendo gare in salita, quindi in montagna, in collina, spaziano sempre enormemente in quello che è lo scenario naturale che ci mette a disposizione madre natura. Dire qual è più bella o più brutta no, perché tutti i posti sono incantevoli. Poi in un filmato che io farò trasmettere alla fine della trasmissione, proprio inizierà e punterà facendo vedere proprio questi luoghi particolari di tutta Italia, perché è uno spaziare in tutto il territorio nazionale. Come dicevo, noi ci conosciamo per le gare in salita, e mi fa piacere con te di avere un'analisi generale di quello che sono oggi il mondo di queste gare. E
facciamo conto che la pandemia non esista e non ci sia mai stata, perché se ci dobbiamo mettere sempre il se e il ma diventa sempre problematico. Togliamoci la pandemia e diciamo, partendo dal settore delle auto moderne, faccio un'analisi attualmente di questa specialità. Beh, hai detto bene, facciamo finta che la pandemia non esista, però è qualcosa che ha fortemente condizionato il 2020 di tutti e che continua a condizionare tutta l'attività sportiva. Però la federazione, lo ripetiamo ancora una volta, l'Automobile Club d'Italia e AC Sport hanno reagito veramente bene a questa cosa e hanno permesso che si siano disputate tutte le stagioni sportive, tutti i campionati del 2020, e già ci sono alcuni campionati che sono già iniziati, vedi il campionato italiano Rally Sparco, ma ce ne sono altri che stanno iniziando, come i kart, anch'essi sono già partiti. Ora, tutto questo lavoro, di questo insieme di professionalità della federazione, di altre figure esterne, eccetera, danno innanzitutto molta serenità e molta sicurezza. Vuoi dal punto di vista sportivo, prerogativa assoluta che l'ACI ha sempre avuto, vuoi adesso dal punto di vista sanitario. Anche la FIA ci ha riconosciuto questo, prova ne sia che ha affidato proprio all'Italia l'organizzazione di 5 eventi mondiali nel 2020, 3 Gran Premi di Formula 1 e 2 rally di campionato del mondo. Sulla scia di questa mostrata professionalità, adesso andiamo verso una stagione 2021 non forse meno complicata, ma sicuramente con la macchina organizzativa più rodata. I numeri sono stati decisamente alti e convincenti anche in una stagione assolutamente difficile, e c'è tanto fermento sia nelle moderne sia nelle storiche anche per la preparazione di questo 2021 che si aprirà, per quanto riguarda la salita, al trofeo Scarfiotti alla Sarnano Sassotetto nel weekend del 2 maggio. Sia per le storiche sia per le moderne. Prego. Ti interrompo un attimo perché andiamo un attimo in pubblicità. E torniamo con Rosario. Abbiamo accennato al discorso delle gare di questo anno per quanto riguarda la velocità in salita delle gare moderne, CVM e TVM, poi dopo preciseremo questa distinzione. Se si può mandare l'immagine del calendario, la prima immagine sul calendario, accennavi al discorso della prima gara, se non erro, quella del trofeo Scarfiotti, la Sarnano Sassotetto per noi. Esatto, proprio così, il 30° trofeo Scarfiotti, Sarnano Sassotetto, l'Automobile Club Macerata insieme al suo gruppo sportivo sono già al lavoro perché hanno allungato un po' il percorso, quindi la gara sarà su sfida unica, su manche unica, come si suol dire, sia per le vetture moderne sia per le vetture storiche, perché dal 30 aprile al 2 maggio si apriranno il campionato italiano velocità montagna e il campionato italiano velocità salita auto storiche. Quindi le due serie si incontreranno, lo faranno due volte durante tutto l'anno, alla Sarnano Sassotetto e poi in Sicilia alla Monte Erice, quindi si aprono le due serie tricolori delle salite per le moderne e per le storiche. Quest'anno avremo 12 gare del campionato italiano velocità montagna, 10 appuntamenti per il campionato italiano velocità salita auto storiche. In entrambe le serie c'è già tanto fermento, tanti piloti che si stanno preparando, delle belle novità, perché ci sono dei piloti che hanno cambiato categoria, altri che stanno ancora aggiustando il tiro e ce lo comunicheranno a breve. Però quello che fa naturalmente piacere è che c'è molto fermento, quindi se nel 2019 abbiamo avuto dei numeri da record, pensate un po', oltre 257 partecipanti di media a gara, quindi dove ne abbiamo avuti molti di più, dove qualcuno in meno, nel 2020 non si sono naturalmente potuti mantenere questi numeri, però i numeri sono stati decisamente alti e i numeri della salita sono stati i più alti in assoluto in tutto il panorama dell'automobilismo sportivo italiano. E quindi nel 2021, con il fermento già annunciato, ci aspettiamo dei numeri che possano riportare assolutamente in alto l'asticella delle partecipazioni
ai due campionati tricolori. E non soltanto, ci sono poi le serie cadette, tu mi chiedevi poc'anzi fuori onda, ovvero il trofeo italiano velocità montagna. Quest'anno la novità è il trofeo italiano velocità montagna è suddiviso in tre zone, mentre finora abbiamo avuto la zona sud e la zona nord, quest'anno avremo zona nord, zona centro e zona sud, e poi una finale nazionale per la prima volta, che sarà la Castellana ad Orvieto a ottobre, dove si sfideranno i migliori di gruppo e classe di ciascun girone, di ciascuna zona. Quindi tante novità. Ci sono delle altre belle novità, ma non so se prima volevi chiedere qualche altra cosa. No, dicevo, intanto se si può mandare l'altra immagine dove c'è proprio questo TVM, cioè evidentemente le gare, tanto per fare un riassunto, le gare del campionato italiano velocità montagna, il CVM, sono anche tutte valide per il TVM. Divise per zona, in questa immagine che si vede io ho messo una piccola dicitura accanto proprio per evidenziare i tre, le tre gironi o tre zone eccetera, quindi nord, centro e sud, perché così come è divisa, e poi in fondo c'è proprio la 48esima cronoscalata della Castellana come finale. Cronoscalata della Castellana è secondo me uno dei più bei tracciati, detto in maniera simpatica, eccetera, veramente bello ed interessante. Ecco, ti chiedo questo qui, che cosa c'è di differenza secondo te tra il CVM e il TVM? Cioè c'è un qualcosa che spinge una persona nell'uno o nell'altro girone, oppure è semplicemente un fatto a volte anche di comodità logistica, la differenziazione in queste zone? Beh, vi sono delle differenze. La prima differenza che possiamo individuare è il volersi misurare con degli avversari che magari non sono proprio troppo lontano da casa propria, e quindi poter fare un novero di gare piuttosto vicino alla propria residenza senza dover affrontare dei programmi impegnativi con delle trasferte impegnative, quindi pianificare una stagione a dei livelli medio-alti. Questa è la prima differenza, quindi sfidarsi con delle persone, ecco, della stessa zona, del sud Italia se parliamo del sud, del centro oppure del nord, dove appunto il calendario proprio al nord si aprirà il prossimo fine settimana dal 19 al 21 marzo alla salita del Costo, quindi lì avremo l'inaugurazione del trofeo italiano velocità montagna nord, mentre il TVM centro si aprirà con il trofeo Scarfiotti, la Sant'Anno-Sassotetto di cui abbiamo appena parlato. Il trofeo italiano velocità montagna sud si aprirà con la salita dei Monti Blaine 2021, che sarà dal 16 al 18 aprile, quindi abbiamo anche segnato le prime date utili di questo trofeo della serie cadetta, proprio perché serie cadetta è la serie propedeutica alla serie tricolore, quindi la prima differenza è quella di cui abbiamo parlato, dei programmi non eccessivamente impegnativi con degli investimenti adeguati a una propria zona e delle sfide adeguate a una serie cadetta. Quando si fa il salto, si passa nella serie tricolore, naturalmente innanzitutto occorre pianificare una stagione in maniera più adeguata, perché si va su 12 gare da tutte le parti d'Italia, perché se una gara è a Caltanissetta, un'altra gara è la Trento-Bondone, quindi siamo all'estremo nord della penisola; se una gara è la Pedavena-Croce-Daune, altro estremo nord, un'altra gara è la Morano-Campotenese o la salita Luzzi-Sambucina o la Monte Erice, e di nuovo al nord abbiamo ad esempio la Verzegnis-Sella-Chianzutano. Quindi delle trasferte, un programma che deve prevedere delle trasferte molto impegnative per uomini e mezzi. E lì abbiamo delle sfide però con degli avversari provenienti da tutta Italia. Prima di fare questo passo è opportuno frequentare la serie cadetta, proprio perché come si allargano i programmi, come si allargano le trasferte, così si allarga l'importanza e la caratura delle sfide. Altra differenza tra le due serie è che nella massima serie tricolore, quindi il CVM, campionato italiano velocità montagna, dal 2021 avremo le gare in diretta televisiva, una massiccia ed amplificata
promozione mediatica, presenza su tutti i media. Grazie a un progetto che abbiamo sviluppato sempre con il coordinamento di Luca Bartolini in ACI Sport, è stato possibile pianificare la produzione televisiva per le gare della serie tricolore. Ci sarà una produzione televisiva che promuove l'organizzazione, il territorio, ma soprattutto i piloti e le sfide, a partire dalla giornata del venerdì. Nella giornata di domenica le fasi clou andranno in diretta TV e streaming, mentre l'intera gara andrà in diretta streaming. Potete ben capire che è un'amplificazione mediatica probabilmente senza precedenti con questa produzione TV messa in piedi da ACI Sport. E lì allora andiamo al culmine della differenza tra le serie, la massima serie tricolore, che in quanto tale ha questa opportunità di ulteriore visibilità, e la serie cadetta, che invece sono delle sfide, per così dire, un po' più ristrette, anche se ugualmente spettacolari. Quindi come Canale 3 ti siamo stati, diciamo, di insegnamento con quei 3 giorni fatti durante l'edizione 2020, nel quale siamo riusciti a dare dal venerdì alla domenica, diciamo, il più possibile il contatto con la gara, e quindi eccetera. E mi fa piacere che finalmente si possono vedere queste gare in diretta e comunque vederle proprio realmente e poterle seguire, perché fino ad oggi forse il settore della salita ha sofferto di più rispetto agli altri. A volte in pista è più facile vedere queste gare, sia perché si tratta di monomarche o comunque si tratta di campionati di un interesse e di un, diciamo, investimento finanziario anche superiore da un punto di vista diciamo reale, organizzativo e tutto. Però diciamo, mi fa piacere che ACI Sport abbia capito che anche noi che seguiamo le gare in salita, parlo piloti, organizzatori, al seguito, abbiamo un bel numero di persone che contribuiscono, tra virgolette, all'Automobile Club d'Italia con le loro licenze. Da quest'anno, oltretutto, sono anche licenziati, ma questo è stato giustissimo anche per motivi assicurativi, tutte le persone che girano intorno all'organizzazione dei singoli team o dei singoli piloti, a partire dai meccanici, dai preparatori, dagli accompagnatori, che proprio singolarmente fanno una licenza, oltretutto di non grossa spesa e senza obblighi associativi all'Automobile Club, direttamente, che gli permette di avere una copertura assicurativa. Purtroppo viviamo in un mondo che può succedere di farsi male, tra virgolette, o comunque abbiamo sempre contatto con motori, con vetture in movimento, e quindi ben venga questa iniziativa. Ecco, dicevo, la prima gara, il trofeo Scarfiotti a Sarnano, e te hai ben detto anche questo cambiamento, allungamento di percorso, che permette, diciamo, di ritornare forse alla Sarnano Sassotetto di una volta, se si vuole, in questo discorso. E ci fa piacere che l'amico Fabrizio Bernetti, che segue anche noi nelle gare che organizziamo, dia il via a questo campionato italiano con la sua bandiera tricolore, anche se detta così in maniera emblematica e semplicemente televisiva. Io, Rosario, abbiamo analizzato abbastanza bene quelle che sono le competizioni in salita per auto moderne. Mi piace passare con te a quello che è il mio settore più diretto, cioè quello delle auto storiche. Lo scorso anno, purtroppo, il 2020, ha creato molti problemi per le nostre gare, non problemi delle singole gare quanto l'impossibilità effettivamente per qualcuna di poter vedere il suo svolgimento, e il campionato è stato ridotto a sole 4 gare, che però hanno dato il loro senso e la possibilità di creare dei campioni, perché coloro che hanno vinto nei singoli raggruppamenti, nelle singole classi, e quindi di conseguenza il campionato si è svolto nello stesso modo. Quest'anno ci auguriamo che tutto funzioni in maniera più lineare, e te hai fatto giustamente, secondo me, una,
un riferimento a quanto Acisport ha fatto, soprattutto in quello che è il protocollo. E questo protocollo Covid, che è stato preso, diciamo, anche in considerazione dalla Federazione Internazionale, perché devo dire che, almeno a quello che so io, mai ha creato problemi in tutte le gare dove è stato utilizzato e in tutto lo svolgimento delle gare. Non sono a conoscenza di problematiche legate alla funzionalità o comunque di alcune norme non rispettate che sono state rilevate da parte delle autorità, perché abbiamo sempre delle autorità comunali, di polizia, eccetera, che fanno anche questi controlli sulla base di un protocollo che noi presentiamo quando andiamo a chiedere un permesso per poter organizzare una gara. Quindi ben venga questo protocollo. Io, detto così, in maniera, anche se siamo in televisione, quindi diverse persone ci ascoltano, ma detto fra me e te, facendo parte anche della Federazione Internazionale dell'Automobile, mi auguro proprio che venga preso in considerazione questo protocollo, perché purtroppo un po' di buco, se si vuol dire di vano, ancora c'è nella Federazione Internazionale nell'organizzazione delle gare. E venendo alle auto storiche, proprio la prima gara del campionato europeo della montagna, l'Historic Hill Climb Championship per Ekeberg, non verrà effettuata, l'hanno già annullata, anche se era, se non erro, alla fine di aprile, se non erro, proprio perché non hanno una ben cognizione di come poter realizzare questa manifestazione. Ma torniamo in Italia, quindi torniamo a noi italiani, e vorrei, se si manda in onda l'altra immagine, che fa vedere le gare in salita per auto storiche nel loro insieme, che si svolgeranno sul territorio nazionale. Io ho messo accanto questo logo CVSA, a cui sono molto legato, questo loghettino, perché è uscito da me e quindi ci sono molto legato. E poi ho messo anche le gare valide con il logo del campionato europeo, e poi altre gare che ci sono, come ad esempio la cronoscalata di Florioboli Cerda, e poi c'è la Guarcino Campo Catino, una gara che dovrò seguire personalmente e quindi spero abbia un buon successo. Invito tutti coloro che ci seguono a parteciparvi, perché effettivamente è una bellissima gara nel centro Italia, vicino a Frosinone, tra Frosinone e Roma, in un posto come Campo Catino, che sarebbe una stazione sciistica quest'anno, sarebbe quest'anno. Poi ci auguriamo che con la prossima anno possa avere anche effettivamente una stagione sciistica. E poi c'è la Cividale, anche la Cividale Castelmonte, che è sempre una gara per autostorie, però non valevole. Te prima dicevi il trofeo Scarfiotti, ma invece si dovrebbe iniziare con la Consuma, perché le gare, perché la Camuscia Cortona, che era la gara di apertura un po' classica di tutti gli anni, anche quest'anno doveva avere il suo svolgimento alla metà di aprile, il 18 aprile, non viene disputata, è andata a data da destinare, pur rimanendo valida per il campionato come gara di riserva. E quindi in sostituzione è entrata la riserva che era stata designata precedentemente, la Coppa della Consuma. Coppa della Consuma, che è la gara più vecchia in Italia come gara in salita, la prima edizione del 1902, quindi ben capite quale sia la storia di questa gara. Ecco, faccio un'analisi del campionato autostoriche, di modo che si possa inquadrare che cos'è per noi del settore, e come dicevi giustamente te, che a volte le trasmissioni vanno destinate anche a coloro che sono appassionati o anche che non si interessano, però i momenti di curiosità possono attrarre. Quindi un'analisi un po' in generale del campionato italiano e delle gare relative alle salite autostoriche. Naturalmente avevo appunto tralasciato questo particolare perché volevo sottolinearlo adesso che parlavamo proprio di campionato italiano velocità salita autostoriche. Come dicevi tu,
c'è stato questo cambio di date. Appunto, la Camucia Cortona è stata rinviata a data da destinarsi e al suo posto la Coppa della Consuma. Quindi un cambio. È entrata la gara, quella che doveva essere di riserva, e la Camucia Cortona prende il ruolo di riserva di gara di tricolore autostoriche. Anche per quanto riguarda le auto storiche, vale tutto quello che hai poc'anzi detto tu, ovvero i protocolli. Innanzitutto i protocolli. C'è da quest'anno l'obbligo di licenza meccanico. Tra pochissimo potrete vedere online una sottolineatura della federazione, dove evidenzia ulteriormente che i meccanici devono fare questa licenza, che tra l'altro ha un costo irrisorio, ma dalla copertura assicurativa. Pertanto, lavorando in un campo dove si preparano, si assistono delle vetture in gara, è opportuno avere una giusta copertura assicurativa. Necessaria soprattutto la licenza di meccanico quando lo stesso deve accompagnare vettura e pilota in zona partenza, altrimenti non può accedere a delle zone che abitualmente sono interdette sia al pubblico sia al personale di servizio, se non in un numero limitatissimo. Ma quest'anno proprio ci saranno le entrate, purtroppo col contagocce, per la situazione che stiamo attraversando. Quindi ogni direttore di gara deve ulteriormente irrigidire le norme di entrata nella zona partenza, per cui la licenza meccanico sarà qualcosa di indispensabile. Poi ogni team, per ogni pilota, per ogni vettura, possono essere ammessi 5 componenti del team. Deciderà il pilota quanti di questi debbono o meno avere la licenza meccanico, quanti lavoreranno naturalmente sulla vettura. Per quanto riguarda la promozione mediatica, rafforzata anche quella, perché avremo da quest'anno live multimedia anche in salita, e già hanno messo a punto un programma operativo più ambizioso, producendo molte più immagini e rendendole disponibili immediatamente dal campo di gara, al fine di poter essere divulgate a tutte le televisioni accreditate. Ci sarà una copertura maggiore sui social network. E poi, sempre grazie ad ACI Sport TV, una maggiore visibilità dei più articolati punti sul campionato. Quindi un insieme, un piano di lavoro molto più articolato e molto più intenso nell'interesse appunto degli sportivi. Prima sottolineavi, ACI Sport finalmente ha potuto pianificare questo piano di lavoro abbastanza articolato ed abbastanza ambizioso. Finora non lo ha fatto naturalmente per disattenzione, ma proprio perché era opportuno pianificare il tutto affinché vi fossero le basi pronte e questo prodotto televisivo potesse avere il giusto seguito. Altrimenti dover mettere in piedi delle cose approssimative non è assolutamente nelle prerogative della federazione. Proprio come dicevi tu prima, ritornando alla collaborazione che abbiamo sempre avuto con Canale 3, Canale 3 è stato per noi un prototipo. Siccome avete prodotto la gara dei 3 giorni, avete fatto tanti speciali, avete prodotto anche buona parte in diretta dei 3 giorni, allora anche questi dati sono stati acquisiti al fine di poter avere delle ulteriori basi sulle quali poi lavorare e sviluppare tutto il piano di lavoro che siamo andati a sviluppare. Quindi senza Canale 3 ACI Sport non avrebbe fatto nulla. No. Ecco, esatto. Diciamo, allora diamo il grande merito, Canale 3 ha il grande merito di essere una televisione, a parte che di professionisti, anche di attenti appassionati. Non basta soltanto la passione, occorre anche l'attenzione per dei particolari, occorre anche l'attenzione per poter rendere interessante il prodotto televisivo, lo abbiamo detto più volte, e quindi è sempre un piacere collaborare con Canale 3 proprio per questi motivi. E proprio tornando a quella trasmissione dello scorso 20 settembre, la cosa che forse ha fatto anche piacere, forse seguita con molta attenzione anche nella prima giornata di venerdì, sono a volte delle interviste che noi abbiamo fatto a persone che hanno vissuto nel mondo dell'automobilismo e che lo vivono tuttora. Avevamo Betty Tognana, 6 volte. Venne Simone Fagioli, quindi il massimo di quello che può essere oggi l'automobilismo sportivo in salita. E quindi fu una cosa veramente interessante e seguita. E credo che
Ti ripeto, a volte noi si dice è destinato le trasmissioni al pubblico del settore, ma questo è vero e non vero, perché con questa trasmissione A tavola con il motore noi abbiamo parlato di tante cose, ripeto, nella scorsa settimana abbiamo fatto un po' una sintesi di quello che era l'aspetto legislativo delle auto, le certificazioni, eccetera, partendo però dall'importanza della donna nel mondo dell'auto, Berta Benze insieme a Carlo Benze che crearono queste cose, quindi tutta una serie di circostanze che mi hanno detto diverse persone le hanno interessate, diciamo, noi si dice stuzzicate ad interessarsi di questa cosa. Poi se dopo riusciamo a portarle anche a seguire dettagliatamente una manifestazione in diretta o comunque in streaming, eccetera, io penso che se si riesce a inquadrarle in un determinato modo. E altra cosa che, ritorno a dire, effettivamente piace molto, è proprio questo fatto di vedere dove siamo, cioè il vedere dove si sta trasmettendo una ripresa televisiva in diretta, ma questo non tanto per l'automobilismo, perché in qualsiasi settore abbiamo assistito ultimamente ai campionati mondiali a Cortina, eccetera, era la bellezza del luogo, indipendente, sì, il risultato per chi è addetto ai lavori, ma sicuramente tanta gente l'ha guardata perché la conca ampezzana è splendida, madre natura è stata dalla sua parte, l'ha favorito notevolmente, e quindi il fatto di poter spaziare in questi enormi panorami splendidi ha facilitato la ripresa. Lo stesso credo valga anche nel caso della vostra preparazione nelle riprese, quindi vi invito a continuare, ecco, in questo settore per queste riprese e per queste immagini che andrete a trasmettere tramite i canali e le varie possibilità di vedere. E quindi io, Rosario, però ti devo ringraziare, tornando sempre a questo sito, il sito web di ACI Sport, che noi addetti ai lavori seguiamo costantemente perché ci tiene informato su tutto quello che accade. Ti devo ringraziare per aver pubblicato una notizia di Siena, cioè questo, diciamo, che esula dal mondo diretto delle corse, ma che riguarda la squadra piloti senesi, di cui spesso ne abbiamo parlato in questa trasmissione e di cui io faccio parte da tantissimo tempo. Infatti lo scorso 11 marzo, e questo faccio per portarne a conoscenza un po' tutti i telespettatori, questa è la scuderia senese, ha donato alla città un defibrillatore, e come vediamo nelle immagini, vediamo questa immagine nel quale proprio viene posto materialmente il defibrillatore nel suo posto, e poi il defibrillatore è nato dall'aver creato delle mascherine anti-Covid col logo della Piloti Senesi, poi consegnate a piloti e sostenitori che liberamente hanno contribuito a questo scopo e hanno permesso l'acquisizione di questo strumento medico, ma sicuramente importante per salvare vite, che attualmente è situato, come si vede nella foto ora che viene proiettata, in Viale Vittorio Veneto, nella parte esterna del Palazzo dell'ACI, palazzo nel quale oltretutto c'è anche la sede proprio della scuderia Squadra Piloti dei Neri Senesi. È una zona residenziale, ma una zona molto particolare, perché è anche la zona riservata di sosta per i bus turistici e una grossa parte delle aree destinate a parcheggio a Siena, e anche un forte afflusso di persone negli uffici dell'Automobile Club. Ci ha fatto piacere che la presenza dell'assessore del Comune di Siena, Alberto Tirelli, che ne ha dato, diciamo, una nota ufficiale a questo momento, insieme al presidente Lamberto Marzilli e al direttore Riccardo Sansoni dell'Automobile Club, che ha collaborato e permesso anche l'autorizzazione di attaccare, di apporre questo in contenitore con questo strumento all'esterno del palazzo, nonché anche della dottoressa Lucia Landi dell'associazione Siena Cuore, che ha permesso i contatti per il funzionamento e l'allacciamento e la comunicazione ai,
diciamo, agli enti interessati direttamente a questa iniziativa. Era presente evidentemente il presidente della scuderia Franco Betti insieme a noi tutti del consiglio direttivo, e ci è piaciuto regalare alla città, donare alla città questo strumento, nella città in cui da oltre 60 anni diciamo, siamo presenti e che tuttora continua a funzionare con i propri piloti. Quindi Rosario, vedi, i piloti non pensano solo con le mani e coi piedi a guidare, ma qualche volta vogliono essere di aiuto al prossimo, e penso che iniziative come queste siano ben fatte, mi ha dato quest'idea. Sì, ho apprezzato molto, e proprio per questo abbiamo immediatamente anche dato risalto alla cosa sul sito di ACI Sport, dove riportiamo, come ben sapete, tutte le notizie che arrivano dal mondo dei piloti, dei team, delle scuderie. Ora, una scuderia, tra l'altro, che ha anche la sua sede presso l'Automobile Club d'Italia, la sede di Siena, ci ha fatto immensamente piacere. Come dici tu, non sono delle cose che succedono sporadicamente, per fortuna. Tanti e tanti piloti, oltre a pensare a correre, pensano molto spesso e sempre più spesso al sociale. Voi lo avete fatto a Siena, in una realtà, in una città, capoluogo di provincia, ed è una cosa, secondo me, che deve servire da esempio a tutti, perché proprio il defibrillatore, come non si stancano di ripetere i medici durante i corsi, le formazioni che fanno, sono quelli che possono salvare la vita in pochi secondi o in pochissimi minuti. Quindi avete davvero dato una grande testimonianza di sensibilità, ma del resto questi sono i valori dello sport: sensibilità, solidarietà, aiuto reciproco e soprattutto fondamentale il rispetto delle regole. Senti Rosario, torno un attimo indietro, si è parlato della Coppa del Chianti Classico e te sei stato presente, quindi si parlava dell'ultima edizione. Parlaci secondo te di questa gara, della nostra gara di casa, quindi a cui siamo legati particolarmente, e che ti anticipo Canale 3 anche per l'edizione 2021 seguirà in maniera diretta al fine di dare un'informazione a tutti coloro che la vorranno seguire immediata e possibilmente più completa possibile. Dici che cosa ti è sembrato della Coppa del Chianti Classico, anche se non è la prima volta che venivi a Siena, questo è evidente. Non è la prima volta che venivo a Siena, assolutamente. Ecco, per chi non è di Siena, quando si parla di Coppa del Chianti Classico si prova un'emozione un po' particolare, lo dico perché mi sono confrontato con altre persone, un'emozione un po' particolare dovuta al fatto che si viene in luoghi unici, in una cornice estremamente suggestiva. Tra l'altro la gara è incorniciata in una stagione particolarmente favorevole per quelle zone, perché gli ulivi, le vigne dove si vendemmia, la cultura del vino, la cultura dell'olio, sono tantissime cose dove sembra messa apposta quella gara. È iconica la fotografia del vincitore di Stefano Peroni, il vincitore del 2020, con la sua Martini MK32. Il nostro fotografo lo ha ritratto mentre stava per tagliare il traguardo, quindi stava per sfrecciare sul traguardo, e lui lo ha ripreso incorniciato proprio in una vigna dove si vede anche un bellissimo grappolo d'uva. Quindi questo è iconico di questo territorio meraviglioso. Tutti i piloti pensano alla Coppa del Chianti Classico come qualcosa di unico, qualcosa che non è soltanto l'esperienza agonistica in sé, ma è proprio un'esperienza di tutto il territorio. Poi parliamo del tracciato, e allora lì probabilmente sono tra gli ultimi che può esprimersi sul tracciato. Quello che posso dire, e che scrivo costantemente, è che è un tracciato dove ci sono tantissime delle caratteristiche care ai piloti della salita, dei tratti estremamente scorrevoli dove l'interpretazione tecnica è tutto e dove fa veramente la differenza sul filo del centesimo del secondo, altri tratti dove chi ha una spiccata abilità di guida può fare davvero la differenza. Naturalmente trovare il compromesso di tutto questo con un ottimo setup della vettura è
qualcosa di davvero particolare. Proprio per questo soltanto alcuni piloti riescono ad esprimersi in modo adeguato su quel tracciato, e se andiamo a vedere le differenze sono molto assottigliate proprio per questo motivo. Ma c'è un'altra costante, quella che tutti i piloti sentono particolarmente la Coppa del Chianti Classico tra i 10 appuntamenti del campionato italiano velocità salita autostoriche. Ti ringrazio per queste tue parole, perché io organizzatore ne sono entusiasta di queste tue parole, ma certo effettivamente ricalca quella che è la realtà, e poi dobbiamo dire anche che abbiamo un numero di piloti nel centro Italia che ci sicuramente favorisce questa partecipazione anche con numeri molto elevati rispetto ad altre gare di questo settore. E ti devo dire una cosa che mi fa sempre piacere quando si va poi a analizzare le cose, no? Quando vai nei paesi vicini, Castellina in Chianti o comunque nelle zone soprattutto vicine, trovi sempre qualche ristoratore o un negozio di qualsiasi genere e ti dicono: oh, ma il prossimo anno c'è la Coppa del Chianti. Cioè, questo per noi a volte è quello che ci allarga il cuore, no? Perché a volte, parliamoci chiaro, le autorità predisposte a darti permessi a volte sono più fredde, ma lo devono essere, anche se ci pensi bene, in certi casi, perché sono sempre coloro che devono firmare un discorso, diciamo, autorizzativo, e quindi mettono sempre il se e il ma, anche se poi non gli pare il vero di avere la gara. Però quando un bar, un ristorante ti dice: ci siete nuovamente, questo vuol dire che gli si fa piacere, al di là di un discorso numerico, anche di vedere il movimento dentro un luogo, e poi anche di vedere auto che sono anche belle, ecco, diciamo. Io, sai, sono un sostenitore nella Federazione Internazionale, tante volte ho provato, purtroppo sempre con zero risultato, di poter avere una categoria zero, io la chiamo, e cioè di macchine effettivamente vecchie. Cioè, a me mi piacerebbe vedere le Bugatti che fanno una gara in salita, ma purtroppo la Federazione Internazionale, per motivi di sicurezza, così dicono, non le fanno partecipare. Comunque, Rosario, siamo giunti al termine di questa trasmissione. Io ti ringrazio sentitamente di aver voluto con me esporre con le tue parole, diciamo, raccontato il mondo dello sport e dell'auto in salita, e spero di vederci prestissimo sui campi di gara, a partire dalla Coppa della Consuma o comunque da quelle che saranno le prime gare. Un sincero ringraziamento e un arrivederci a presto. Arrivederci a voi tutti, sempre grazie per questa attenzione che Canale 3 rivolge allo sport automobilistico. Grazie a te per avermi voluto far condividere con tutti voi questa bella esperienza, e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie. Grazie Rosario. Noi ci avviciniamo al termine di questa puntata. Un ringraziamento alla regia per la messa in onda, a tutti voi telespettatori di averci seguito. Dandovi appuntamento alle prossime trasmissioni di A Tavola con il Motore, vi lascio con queste immagini di auto in gara in salita. Grazie.